Salve, bentornati. Questione di marchio ha già compiuto metà del suo percorso e questa che vediamo è una puntata particolare perché a commentare con noi i nostri servizi e soprattutto la strada del marchio QM è l'assessore regionale all'agricoltura Paolo Petrini. Grazie assessore di essere con noi, benvenuto. Con lei arriviamo subito a commentare il primo servizio di questa settimana che diamo subito è dedicato alla fiera tipicità che si è tenuta a Fermo nei giorni scorsi. Vediamo. QM è sbarcato a tipicità. Il marchio promosso dall'assessorato all'agricoltura della Regione Marche era presente anche alla manifestazione di Girola di Fermo, uno degli avvenimenti enogastronomici più significativi sul territorio regionale, con il convegno La qualità marcata a vista e con uno stand nei padiglioni fieristici. Produttori, consumatori e rappresentanti di categoria si sono così dati appuntamento nel Fermano per discutere e riflettere sul valore aggiunto di una certificazione capace di coinvolgere in ogni passaggio le filiere agroalimentari del territorio e di tutelare così lo stesso consumatore ormai sempre più concentrato a controllare con assoluto rigore provenienza e garanzie di che cosa si compra nei supermercati e nelle botteghe alimentari. L'appuntamento di Fermo abbiamo visto un ruolo di spicco proprio aspettato al marchio QM che ha fatto il suo debutto in questa importante vetrina. Com'è andata? Sì, non potevamo mancare con questa iniziativa che, essendo in fase promozionale, era giusto venisse comunicata anche ai tanti visitatori di tipicità, visitatori che sono ovviamente anche consumatori e che come tali debbono comprendere il valore di questo marchio QM attraverso il quale li garantiamo nel momento in cui acquistano dei prodotti agroalimentari, perché li rassicuriamo in relazione alle loro aspettative sulla qualità o sulla salubrità dei prodotti che per l'appunto acquistano. Al di là di tipicità, il marchio QM ha già fatto una parte della sua strada, lo si sta facendo conoscere, si sente di fare un piccolo bilancio su come sta andando? Credo che siamo nella fase iniziale, ma possiamo già essere contenti perché il primo prodotto che è andato sul mercato con il marchio QM, e cioè il latte fresco di alta qualità, ha riscosso un buon successo. Certo, adesso avremo delle prove importanti con altri prodotti come la carne di maiale, la carne di bovino, tutti i prodotti della filiera dei cereali e così pure del pesce che riusciamo a portare nelle pescherie con questo marchio a sole 36 ore dalla cattura. Ora ci fermiamo un secondo e ascoltiamo Morena Bartolacci che ci dice le news di questa settimana. Grazie Tiziana. Apriamo subito parlando di vendita agroalimentare diretta, una modalità che riesce a far sposare prezzo e qualità. Un'indagine di Coldiretti mostra infatti come acquistando dalle aziende agricole senza intermediari sia possibile risparmiare fino al 30%. Con la compravendita diretta si può inoltre avere la certezza della provenienza e soprattutto della qualità di ciò che si mangia. Passiamo ora ad un'ansa dei giorni scorsi. È l'e-commerce il fattore trainante delle esportazioni agroalimentari italiane, che nel 2007 sono cresciute di ben 8 punti percentuali rispetto al 2006. Sono soprattutto Corea del Sud, Gran Bretagna, Germania e Giappone ad acquistare online, mentre l'Italia si attesta solo al 18° posto. Prima di salutarci vi ricordiamo che dal 15 al 17 marzo a Firenze si terrà la terza edizione di Taste, il salone dedicato alla scoperta della diversità culturale e biologica dei cibi. Era questa l'ultima notizia, la linea può tornare a te Tiziana. Grazie a te Morena. Assessore, abbiamo sentito allora l'e-commerce sta avendo un notevole successo anche in fatto di distribuzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Secondo lei può esserci un futuro tra e-commerce e QM? Sì, io credo che l'e-commerce sia uno strumento assolutamente efficace, soprattutto per i consumatori più attenti alle tipicità dei vari territori della nostra Italia o addirittura anche oltre, coloro che sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di originale, di distinto rispetto all'offerta normale. Ora andiamo invece a scoprire chi è il personaggio di questa settimana per la rubrica My Way. La qualità della vita è vivere il presente, perché troppe volte l'uomo è portato a proiettarsi nel futuro tralasciando il presente e non penso che sia praticamente la qualità della vita se non si vive il presente. Cioè dobbiamo imparare, dobbiamo capire due cose che sono fondamentali, che l'uomo praticamente ha una fine e di conseguenza deve vivere e per vivere io intendo le piccole cose della vita che le tralasciamo per le grandi cose che poi magari alla fine non arrivano mai.
Bene, questione di marchio si chiude qui. Noi ringraziamo ancora l'assessore regionale all'agricoltura Paolo Petrini per essere stato con noi e vi salutiamo lasciandovi alla frase di questa settimana. Arrivederci. La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio.